Ciao Barbara, allora puoi raccontarci un po' il tuo personaggio, questo film divertente, insomma, Natale da Chef che uscirà il 14 di dicembre al cinema? Allora, io sono Beata e sono la vera chef di questo film, l'unica e sola chef, perché tutti gli altri sono un pasticcione, un coglione, casinisti, però ho la fortuna di essere Beata, ovvero la moglie di Gualtiero Saporito, alias Massimo Boldi, che è proprio il più grande pasticcione di questo film. Quindi li combina di tutti i colori, io cerco, diciamo, di salvare e salvabili tutti i guai che combina, e ce ne saranno proprio da vedere delle belle, quindi si ride e si parla di cucina. Io poi ho messo un pizzico della mia napoletanità, e non solo, diciamo, come dialetto, come gestualità, ma anche proprio nella cucina, perché ho portato la calamarata di Patti, la minestra amaretata, si parla di struffoli, si parla di babà. Infatti, se vedi, Massimo tante volte fa il napoletano, proprio ormai è più terrone di noi, questa è la verità, più napoletano di noi. Immagino che sul set ti sarai divertita tantissimo. No, tantissimo. Diciamo che le cose più divertenti accadono, certo, quelle che voi non vedete. Gli scherzi del regista di Riparenti, Biagio Rizzo e Maurizio Casagrande, che erano delle macchiette napoletane che si prendevano in giro e stuzzicavano. Quindi tre napoletani sul set, più Enzo Salvi Romano, più due siciliani, più una spagnola, più l'altro romano Paolo Ponticini e un milanese. Ma che volete di più? Senti, nel film appunto sei una grande chef, ma nella vita ti piace cucinare? Qual è il tuo piatto forte? Allora, mi piace cucinare, sì, una grande chef no, però ho cucinato anche per tante persone, e quella penso che sia proprio la prova del 9, perché se fai uno spaghetto con le vongole per 20 persone hai superato la prova. E a Natale noi a Napoli mangiamo un minimo in 20, quindi mi è capitato di cucinare per tanti, però mi piace, i dolci non li so fare, li mangio ma non li so fare, quindi lascio a Rosio con il ruolo di pasticcera. Perché i nostri lettori dovrebbero venire al cinema a vedere Natale da Chef? A parte che non si può non andare al cinema a Natale a vedere proprio il cinepanettone, e il nostro è il cinepanettone Natale da Chef, quindi si ride, beh, si riflette anche, qui sono io, cioè mi sta parlando. 14 dicembre, per tutte le vacanze di Natale, Teatro a Magnà, stupano attorno.